chiama Non Volevo, il nuovo singolo dei Nadar Solo. Voi siete sempre a Radio Città Benevento con Mario La Monaca, Donato Zoppo. Eccoci qui. E il nostro ospite di oggi, cito, artista, saltimbanco, cantautore. Buonasera ad Angelo Sateriale. Buonasera, ciao, buonasera. Grazie Angelo. Per essere con noi. Oggi ci farei una full immersion, non solo nel teatro, non solo nella musica, ma anche nel dialetto di cui parlavamo poc'anzi, eh. Tra... Beh, meno male, io sì, vado in radio sempre a Roma, non posso mai parlare in dialetto. Perché? Sempre... Eh no, perché pare brutto. Sono... Beh, certo. Tra l'altro, ad esempio, hai citato Roma. Roma è una di quelle città che non ha un vero e proprio dialetto, insomma, non è propriamente, come dire, no? Identificabile. Nel Beh, senso... gli anziani parlano un po' il dialetto, sì. Sono belli, sono carini. Quando invece i giovani un po', insomma, si sono persi. Sono loro che ne tramandano la cultura, voglio dire, no? Poi ci sono anche i calabresi che parlano romano. Insomma. Pure troppo. come un calabrese che parla romano? Ma sì, ci sono molte persone che vanno a Roma, stanno un mese e parlano romano, incredibili. Ah, ecco. Non già facesse mai. Io inizierei invece da artista, saltimbanco, cantautore. Come nasce questo accostamento di sostantivi? Sì, no, è una canzone di un mio progetto di altre 11, quindi 12 canzoni. Un disco, in sostanza. Un disco, sì, che spero... Che poi in dialetto si chiama... Disco, non so, come... disco, ecco, disco con... diamo un nome alle cose. Infatti gira un po' di più col disco. Beh, sente, c'è più tempo per dirlo, sì, hai ragione. Artista saltimbanco cantautore è una mia poesia, nata come poesia, un elogio all'artista, che poi l'abbiamo musicato insieme a Luigi Ziccardi, l'autore delle musiche di tutti i miei testi. Sì. E poi abbiamo creato anche altre canzoni... Tutte in vernacolo, tutte dialettali, un dialetto mezzano, nessuno riesce a capire che dialetto è. Perché? Perché è mio. È il tuo linguaggio. Quando Angelo mi ha fatto ascoltare un po' di questi pezzi che diventeranno, speriamo quanto prima, disco, la prima cosa che gli chiesi era, ma scusami, è una cosa artefatta, cioè un dialetto costruito ad hoc oppure no? Perché era un misto di diverse inflessioni, no? Un po' alla Fo, diciamo, alla Dario Fo. Sì, perché io riconoscevo qualcosina che era tipicamente irpino, qualcosa tipicamente sannita, però tu l'orecchio allenato all'Irpinia come me ce l'hai. Sì, quindi, sì, dovresti riconoscere. Grandi scorribandi. Io so cosa vuol dire stordo, ad esempio. Sì. Ecco, non so te. Ecco, però lì, come anticipavamo prima, ci sono una serie di sfumature a seconda di tu chi hai davanti e cosa gli vuoi dire. Esatto. No, io essendo poi Castel del Lago, è un paese che sta proprio in mezzo. Guarda, mio nonno è di Pietra dei Fusi, quindi siamo lì. Sì, siamo proprio lì vicini. E proprio in mezzo. Io ho fatto 5 anni di scuola qui a Benevento. Ho fatto il geometra qui a Benevento. È stata una bella esperienza. Quando stavo al primo superiore eravamo non so quante classi. Il quinto superiore aveva fino all'H, penso un po'. Poi quando ho fatto io il quinto superiore A e B e C. Ah, finite. Hanno rimosso le altre lettere. Ci stavano più computer che alunni. Beh, non male. È vero. No, perché era il periodo dell'informatica. Cominciavamo a fare le prime lezioni. Io immagino che poi la tua lingua, che usi anche in questo progetto artistico, prende ovviamente dal dialetto di Castel del Lago, o comunque inevitabile. Dicevo, ho fatto 5 anni di scuola a Benevento con tutti insomma, i compagni di classe che parlano, come è a posto? Quindi un po' l'hai contaminato, così, esatto. È un po' così, ho fatto altrettanti 3-4 anni di compagnia da Avellino, che ho fatto a Gioritto, Stevino, tutti quanti là, quilli. È vero, è sottile anche evidente, allo stesso tempo, come siano differenti i due dialetti. Noi siamo più sguaiati, noi tronchiamo molto. Invece l'irpino tende a dare proprio cadenza precise, tutto, a chiudere le parole. Tutto. Come... Mo ci vuole stordo. Stordo. Benevento a volte si usa e diventa stord, che è già differente. Ci mette pure qualche cosa come u, stord, sì, un po' qualcosa di questo. No, oppure poi... sto stordone pure si usa. Stordone è affettuoso. Sì, è quasi un vezzeggiativo. Sì, sì, lo stordone. Come il nostro bonaccione, in sostanza. No, dicevo, insomma, è qui. Poi, per esempio, mia madre è di Fragneto Monforte, tu si detto, tu si fatto. Ah, quindi proprio, cioè, sei un mix di schiaffi di dialetto. Sì, proprio assai. No, poi conosco, cioè, per esempio, ad Avellino ci sta un'isola particolare che si chiama Solofra. Ah, come no? Solofra parlano proprio diverso da tutti. Parlano con Stepart, così, adesso. Secondo me deve essere causa anche degli odori che emana Solofra. No, ma Solofra non c'è l'odore della conceria. Delle concerie, solo nell'autostrada quando vai a Salerno. Ah, quindi solo il tratto autostradale è contaminato. Sono concentrati. Poverini, quelli che si trovano a passare. No, dico, ci sono molte. Poi ci sta, io sono, la mia fidanzata è di Frigento, e quindi è dall'altra parte del fiume Calore,
ma non forse Frigento, che sta un po' più da grotta minarda, sì, insomma, già nell'entroterra della Tirpinia, ma proprio già a calore. A Castello noi facciamo sta, va, invece a calore fanno stace, bace, pace, sì, è bellissimo. Ma possiamo dire quasi che tu hai fatto un profondo studio sui vari dialetti. Ma mi diverto tantissimo. Beh, vediamo, perché fai divertire anche noi. Cioè, volevo fare una riflessione con Angelo, anzi invitare lui a fare una riflessione, perché Angelo da anni si occupa di teatro a Roma, quindi attivissimo nella capitale, però ho l'impressione che il dialetto campano venga identificato dai non campani con il napoletano. Sempre, in realtà la cosa interessante è che poi c'è tutto un dialetto interno della campagna interna, che sarebbe il caso un po' di preservare, di valorizzare, perché davvero al di là della ricchezza è comunque un punto di vista diverso sulle cose. Come ci dialetto. Sono paesi dove si parla il greco, l'albanese, sì, insomma, ci sono le minoranze cosiddette arberesh in provincia di Avellino. Sì, no, qui, no, tutti quanti dicono sei napoletano, tutti. Allora, mettiamo subito in che fare questo mestiere ed essere napoletano è forse l'unica volta che è un pregio, nel senso, non lo so, però questa qua, i napoletani vengono proprio visti come i migliori esponenti del dialetto. Dell'arte, proprio, del teatro, della musica. Sì, come no. Allora, una per tradizione me, secolare. Io sono fortunato, nel senso che mi definisco napoletano, io chiedo sempre scusa ai napoletani, perché ovviamente hanno una lingua molto più poetica, molto più bella. Io sono sempre un contadino, sono un po' più montagnaro, un po' più così, però vabbè, dialetto napoletano viene dal francese, dallo spagnolo, insomma, un po' da tutto. Pure noi ogni tanto, pure noi, sì, i francesi ogni tanto si ricordavano di noi nella montagna, nell'entroterra. Si facevano un giro, qualcosa. E che volevo dire? No, è bello che mi capita spesso che i romani e tutti gli italiani ridono del mio dialetto. E poi anche i napoletani, perché i napoletani si divertono a sentirci. È vero questa cosa. Ma sì, hai dato un nome al tuo dialetto? Quello che hai praticamente riconiato tu? Guarda, no, ancora no. Il satedialese. Allora, io faccio sempre Irpino Sannita. Ah, ok. Cioè, il tuo dizionario sarebbe Sannio Irpinia. Sannio Irpinia. Metto sempre la città di Avellino e la città di Benevento insieme, come se fossero una stessa provincia. Che originariamente era così, nella notte dei tempi. Sì, ma poi culturalmente... Sanniti tribù Irpina, no? Insomma, tutti sapete. Questo qua poi anche nel regno dei Borboni, Benevento era dello stato pontificio. Faceva parte, della provincia avellinese. Poi ci fu la famosa divisione a compasso che, certo... Stiamo facendo pure storia. Hai capito? Per andare a quel posto, tra l'altro, proprio allo stato Vaticano e tutto il resto. Sì. Comunque, insomma, si divertono le persone a sentire questo dialetto. Vogliamo divertirci pure noi, ascolterei Stordo. Giusto per avere un'idea. Ve la vuoi presentare tu velocemente? Presentiamola per bene. Anche in quello che per me è dialetto satirialese. Allora, è Stordo. Allora, innanzitutto, Stordo non è facile da identificare che cosa significa. Hai ragione. Allora, diciamo che non significa... in modo normale non si può dire Stordo, si dice in tanti modi. Certo. Io, ogni volta che mi dicono ma che significa Stordo, rimango un po', ma come... Allora io faccio un... Io farei vedere una foto di Borghezio, ma comunque... ma non capisce Borghezio, Borghezio dirà ma perché mi ha chiamato Ma come didascalia, hai capito? Come... No? Mi dice... Cioè, esempio di uno stordo vivente. Però non vorrei poi fare offendere gli stordi veri, ecco. No, infatti, perché poi stordo ha pure una sua valenza. È un qualificativo comunque. Diciamo che io spiego sempre, dico guarda è un metà tra stordito, stupido... Esatto, anche incosciente anche. Incosciente, cretino, scemo. Imbecille, un poco strunzo, ma proprio poco. È un giusto mix. Però poi arrivo sempre alla conclusione: dici no, ma stordo è stordo e basta. Cioè, infatti, è questo. E in sostanza, in un certo senso, lo canti anche, voglio dire, no? Ok. Buonasera, buongiorno. Buonasera per quelli che sentono la canzone di sera e buongiorno per quelli che la sentono di giorno. E buonanotte per chi lo fa buon, ma capito? Comunque stongono poco nervoso, ma voi direste perché? Stongo nervoso e basta. Tieni qualcosa a ricere? Diresti qualcosa? No? Allora state zitto. Sono venuto qua per parlare per te. Due parole, dolci dolci.
doce doce e non morì. Coce coce rindagava che sta croce. Noi simmo gente sfortunata, con tante rose e fiori indopassate. E tutto ci ha mai scurtato, non sapimmo più cacchi ci ha portato. E a te che te ne si chiude e ci dispriez, con una voce altolocata in canna, non sai cacciare tutta a piezze, ci ha fatto un danno grosso solo parlare. E son coschietto, e son sincera, e t'aggia ricere. Casi storto, sì veramente storto, sì proprio tanto storto, e come a te sciù. Storto, sì veramente storto, sì proprio troppo storto, e vai numero uno. E non è pernuto, è sull'abbiato. Sono venuto a capo e parlavo e di due parole dolce dolce, dolce dolce per non morire, coce coce rindagava che sta croce. Noi siamo gente malandata, con pregiudizio sempre giudicata, con tante cose fatte e confermate, e manca facimmo niente po' cagnato. E a te che te ne fotte tutte cose, capare che stai su l'indasto mondo, te volesse dicere sulla dose, che con questa strapotenza ci ha mi son fuori. E son coschietto, e son sincero, e t'aggia ricere. Casi storto, sì veramente storto, sì proprio tanto storto, e come a te sciù. Storto, sì veramente storto, sì proprio troppo storto, e vai numero uno. A me mi dispiace, non è che, però, quando ce l'ho, ce l'ho. Sono venuto a capo e... vabbè, ma che sei già cerito? Rico solo chiste. Coce coce, rinda a capo che sta croce. Noi siamo gente disperata, che anguola sempre c'è chi annima. Ricimmo sempre che da passare nottata, ca speranza che qualcuno conosciva. E te che aspetta a botta a chi lo posto, non t'arrenda a solo ci può fare. A te che ha combattuto tutto d'imposta, ci ha rovinato e non ci stacca libertà. E son coschietto. Angelo Satriale, Radio Città, questa è Stordo, come dicevamo prima, quasi una marcetta, no? Per accompagnare, io immagino anche la camminata di questo Stordo, in un certo senso, ascoltando la musica e il tuo cantato. La si può vedere nell'apposito video. Esatto, che boom trovate clamoroso sul gruppo Facebook Radio Città Benevento. Angelo, quante visualizzazioni per Stordo? Ormai si misura così la qualità. Ragazzi, allora, 17.000 più visualizzazioni su Facebook. Ecco, avrei fatto una media ponderata di questi 17.000 e passa, quanti sono Stordi? Ma io ho molte condivisioni di persone che mettevano un altro nome, tipo che ne so, Gennaro X Scogliamiglio metteva che stai dedicata a te. Francesco. Bene. Tante persone questa. Come se fosse stata scritta apposta per. Sì, sì, ma guarda, ma come hai fatto? Ma lo conosci? Sì. Uno mi ha detto proprio, infatti mi ha scritto, è stato fantastico, perché vuole i diritti d'autore alla città di Avellino. Perché? Dicevo, no, è perché Stordo si dice Avellino e no. Ma io penso sia tipo patrimonio UNESCO, sì, Stordo, cioè non è che è un proprietario, dai. No, ma infatti secondo me è di tutti, Sì. Io poi insomma nel Sannio lo usano proprio tante persone, sì, come tutti, no, come quindi no. Non è solo del... quindi no, dobbiamo essere più aperti. Ma assolutamente, considero che io ho vissuto per una parte della mia infanzia a San Nazaro, che è un paese borderline, è provincia di Benevento, ma è più vicino a Virpigna, vicino Montefusco, tra Montefusco e San Giorgio del Sannio. Proprio all'ombra di Montefusco. Esatto, quindi c'è un mix proprio di dialetti che arrivano da quello sannita a quello irpino e si trovano appunto sia Stordo che Pepe magari contemporaneamente. Benissimo. O tante altre cose. Beh. E un po', insomma, ascoltare la tua musica e la tua considerazione appunto del dialetto mi fa un po' anche rivivere il periodo, no? Sì. In cui apprendevo più lingue contemporaneamente, perché in sostanza il dialetto è un altro idioma, no?
Cioè, immagino tu l'abbia vissuta anche un po' così. No, io poi facendo anche teatro, facendo anche i monologhi, certo. Facendo, li ho fatti proprio miei, fanno parte anche di qualche spettacolo. Ecco, là volevo arrivare, vedi? Quindi a me, io mi diverto e spero che Stordo lo dicano anche da Trieste, non solo sì. Perché magari la canzone è arrivata... Ma perché ci sono stordi anche a Trieste? No, perché magari uno di Trieste che fa Stordo, non so come parlano a Trieste, poi tutti quelli del nord sono tutti quasi vicini a Berlusconi, cioè, milanesi, no? È vero, sì. Non so come si dice, come si parla a Trieste, però magari arriva Stordo a Trieste, pure a Gorizia, sì. Ma... Sai come si dice Stordo a Trieste? Lui no. Lo sa. Ah, lo sai tu? Vai. Credo si dica anche lì Mona. Mona. Vai Mona, è famoso, no? Vedi, è bellissimo. Però no? Più che dal lato maschile è dal lato femminile. Sì. Cioè, Mona, in sostanza, è quella cosa che tanto fa male a noi maschietti, ma anche tanta gioia ci dà, ecco. Sì. Vedo Satriale preoccupato dopo. Io ho aperto un mondo lessicale. Potresti fare il sequel che si chiama Mona, magari. Cioè, fai un po' tu, per gli amici che ci ascoltano al nord, magari in streaming. Parliamo un po' di quest'artista saltimbanco cantautore, perché Angelo è reduce da dei successi nei teatri. Tra l'altro il prossimo pezzo si chiama proprio così. Esatto, infatti il nome del... Infatti volevo chiedergli proprio questo, perché dal teatro è passato a questa sorta di canzone cabaret, teatro canzone, insomma diversi nomi che possono dicono tutto ma alla fine non dicono nulla, perché c'è un insieme di caratteristiche tipiche di Angelo, cioè la dimensione attoriale, quella musicale. C'è questo video che ha avuto un boom. Te l'aspettavi o non te l'aspettavi? No. No, non me l'aspettavo perché... Mo non fare lo stordo, eh? No, non faccio... No, nel senso, stordo è un po' il titolo, poteva magari incuriosire qualcuno, certo. Però ad arrivare, stiamo parlando comunque di numeri che si racchiudono nelle due province di sì, Benevento sicuro, e certo. Di Avellino, quindi è un buon numero, forse certo. Il 10%. Non lo so, quanti abitanti fanno tutte e due le province? 500.000, no? Il 10%? No, non ci arrivi, credo che sia sui 300.000 sì, e passa, 300.000 non di più, due. Tra sì. Ippini e Sanzi. Quindi siamo quasi a 20, non so quanta è la percentuale, sì. Beh, è una bellissima... Almeno due paesi grossi che no, sanno sì. E hanno seguito Stordo, in sostanza. Tra l'altro la cosa divertente del video è che c'è un Angelo Satriale a tutto tondo. È vero, sì. Multiforma, sì. Sì, no, mi sono divertito tantissimo, volevamo fare il video con le comparse e tutto il resto, però poi... Insomma, a chiamarli tutti con questo telefono. Poi trovali tutti questi stordi disponibili. No, una volta un amico. Allora, io ho fatto delle serate live in acustico sì. Nel 2014 per testare un po' con okay. Le canzoni. E qualcuno ha detto: no, ma tu fai un video. Oh, se tieni bisogno di stordi, noi ci stiamo. Ok. Quindi la materia prima non manca. No, non manca. Perché poi però io per la giornata lavorativa, per qualsiasi per alcune cose, ovviamente qui non si trovano persone che fanno questo mestiere e basta. Certo. E quindi trovare un compromesso tra i lavoratori e vieni qua per 2-3 ore a fare una cosa che sembra divertente ma poi è impegnativa. È un lavoro. Non ho voluto insomma infastidire le persone per farmi, ho fatto tutto io e mi sono divertito tantissimo. Si vede anche che facevo un po' freddo. Immagino. Questo l'ho fatto al Teatro d'Europa a Cesinale, Avellino, le riprese. Salsa, non fai teatro soltanto a Roma, insomma, sai, anche al di fuori dei confini capitolini? Sì. No, facciamo, insomma, abbiamo fatto una tournée con Tre Terrieri, La Politica, Terra Terra quest'anno. Uno spettacolo allegorico scritto da me insieme a Fulvio Mauri e Roberto Di Marco e altri due colleghi. E abbiamo fatto un paio di giri d'Italia. Dal nord siamo stati a Reggio Calabria, a Modena. Beh, insomma. Stavamo... Hai toccato più province e città. Sì, abbiamo fatto un buon giro. No, facciamo teatro dove ci lo fanno fare. Ovviamente qui certo. È molto più difficile farlo. Lo posso fare questa affermazione perché è qui... La gente al teatro pensa che si va ancora con la pelliccia, non è così. Vabbè, no, sono un po' cambiati i tempi. Sì, no, al teatro si voglia pure con la tuta. Sì. E i teatri non devono essere per forza 600, 1000 posti, 1500, pure 20, 30 posti. Cosa che qua non riescono ancora a capire le amministrazioni comunali, i preti e le parrocchie che fanno sti mega mausolei che poi non servono a niente. No, è vero questa cosa. Sì, magari sì. Un garage, metterle le sedie, poi diventeranno poltrone. Prima con le sedie, poi diventeranno poltrone. È lì che comincia, perché poi il teatro non si deve fare una domenica all'anno. Si deve fare dal giovedì sera o dal martedì sera alla domenica. Se tu fai un teatro di 30 posti a Benevento, tu dal martedì alla domenica tu puoi permettere di fare 6 serate. Certo.
che pure se vengono 5-6 persone, comunque vive nella settimana, se ne parla dello spettacolo e possiamo pure raccontare. Beh, Benevento, un teatro che abbia la sua costanza, è certo, è logico. Infatti, va bene, io direi di ascoltare. Parliamo di musica, che è meglio. Infatti, ascoltiamo. Angelo, ce lo teniamo per tutta la puntata. Beh, mi sembra il minimo. Facciamo commentare proprio all'artista. Ci teniamo. Saltimbanco commentatore in persona tutto quello, esatto, che accade nel che corso della accadrà puntata. Oggi. Beh, sei un po' il nostro opinionista. Lo so che non è una figura proprio privilegiata oggi nel nostro paese, però ti tocca oggi, Angelo. Ascoltiamo la tua artista saltimbanco cantautore e poi torneremo per ospitare Max Fuschetto, oboista, che ci presenta il suo nuovo disco a Radio Città.